La UEFA Champions League avrà un nuovo format a partire dalla prossima edizione del 2024-25. Il numero delle squadre partecipanti passerà da 32 a 36, quindi saranno 4 le squadre in più e i posti saranno assegnati uno in più alla quinta federazione nel ranking UEFA, uno in più a una vincitrice del campionato di una federazione non nel top ranking, due posti invece alle federazioni che hanno performato meglio nelle coppe europee nella stagione precedente. Ed in quest'ultimo caso anche il quinto posto in A potrebbe valere la Champions League. Le 36 squadre partecipanti non saranno più suddivise in gruppi, ma saranno tutte parte di un unico girone concepito come un unico campionato. Le partite garantite per ogni squadra passeranno da 6 ad 8, 4 in casa e 4 fuori, tutte contro avversarie diverse scelte tramite sorteggio. Ogni club sarà appunto sorteggiato contro due avversari di ciascuna delle quattro urne, giocando contro un club in casa e contro l'altro della medesima fascia in trasferta. Va precisato che cambieranno anche i criteri delle fasce, in quanto non basterà più vincere il proprio campionato per essere inseriti nella prima fascia. La prima fascia sarà quindi composta dalla squadra detentrice della Champions League, più dalle migliori 8 qualificate del ranking UEFA per club, e così via fino a comporre tutte le altre fasce. Le prime 8 squadre accederanno direttamente agli ottavi di finale come teste di serie, mentre dal 9 al 24esimo posto ci saranno le 16 squadre che affronteranno lo spareggio con andata e ritorno per accedere alla fase ad eliminazione diretta. Inoltre non saranno più previste retrocessioni in Europa League, pertanto le squadre dal 25esimo posto in giù saranno direttamente eliminate dalla competizione. Nei vari match, già nel girone unico, qualora una federazione abbia qualificate almeno 4 squadre, sarà possibile una sfida tra le stesse, ad esempio un derby italiano, ma su queste 8 partite sarà però possibile un solo incrocio tra squadre della stessa nazione. Ulteriori novità pure a partire dagli ottavi di finale. Tutte le squadre conosceranno già il loro percorso, in quanto il nuovo tabellone sarà composto esattamente come quello dei mondiali. Ciò comporta che ognuna delle prime 8 qualificate affronterà una squadra che vincerà il playoff. Le squadre piazzate nelle posizioni più alte saranno inserite agli opposti del tabellone. Così facendo, per esempio, la prima e la seconda del girone unico potranno affrontarsi solo in un'ipotetica finale. Ci saranno inoltre settimane dedicate alla sola Champions League, con partite spalmate dal martedì al giovedì, con tutte le altre competizioni europee che rimarranno ferme. Vengono invece confermate le due fasce di orario, che potranno essere 18:45 o 21.